Tra sogno e realtà c'è una linea di confine. Beirut, sei proprio come me. In cammino su quella linea sottile. Hai un cuore grande, ma è proprio quel cuore che ti farà crollare. Beirut, ti sto attaccata come un parassita, in lotta per l'amore. Alla fine, una di noi dovrà cedere. Mentre tu gozzovigli con i tuoi guerrafondai con le mani sporche di sangue, io ruberò il tuo vino e la tua poesia. Il poeta vince sempre. Eia! Che male! Vabbè la lettura, però... So we are astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different you. Cause we left and lost again. And I'll never love. E poi chi la fa l'intervista? Gad Lerner, di famiglia ebraica, è una delle penne più prestigiose del giornalismo italiano. Pochi però sanno che la città in cui è nato nel 1954 è Beirut. Sei nato a Beirut, però, ebbene sì, confessalo, però sei arrivato a Milano piccolino, avevi 3 anni, no? Ed è da quell'età, sì? Cioè da quando io sono arrivato a Milano a 3 anni e quindi di Beirut, credo di avere una reminiscenza e basta, ma è da allora che mia madre in particolare sì. È andata avanti a raccontarci l'incanto, la meraviglia, la raffinatezza, la poesia. Ma tu l'hai rivista Beirut però negli altri... 50 anni dopo, è questo, 50 diciamo... 50 anni dopo? Mettetevi nei panni di uno che per tutta la sua infanzia e per tutta la sua età matura ha mangiato cibi libanesi, adorato racconti libanesi, non ci andava perché noi siamo ebrei, c'è una situazione di tensione di guerra, certo. E quindi rinviato, 50 anni dopo sbarco nel luogo dei nostri sogni. Ahimè c'erano stati nel frattempo 15 anni di guerra civile, la più devastante del Medio Oriente se si fa la proporzione al numero degli abitanti, 2 o 3 invasioni israeliane, lotte terribili intorno ai campi palestinesi, eppure in tutto ciò la meraviglia ugualmente. Ad ogni guerra segue una rinascita, fatta di voglia di rimuovere e dimenticare. Ma c'è una Beirut che non dimentica e sfoggia con orgoglio le sue cicatrici, come monito per chi ne sta costruendo il futuro. Come gli artisti, ad esempio, che dalla storia recente della città traggono ispirazione. Mi chiamo Ilaria, sono un'artista visiva e lavoro soprattutto con la fotografia. La mia esperienza in Medio Oriente è data di 4 anni, uno dei quali l'ho passato a Beirut, dove lavoro come cultural manager in uno spazio di arte contemporanea che si chiama L'Hangar. Ci troviamo qua nella sede dell'organizzazione UMAM Documentation and Research, un'organizzazione basata nella periferia sud di Beirut che raccoglie dal 2004 gli archivi della guerra civile libanese, tra cui audiovisivi, fotografie, libri, materiale, giornali. E dal progetto UMAM Documentation and Research nasce L'Hangar, uno spazio di residenze per artisti contemporanei che vengono a fare ricerca proprio sugli archivi di UMAM, dai quali ricavano dei progetti che sono esposti in questo spazio. Qui a Zico House, il primo spazio culturale che ha aperto a Beirut negli anni 90 dopo la guerra civile, quando Mustafa Yamut, alias Zico, ha deciso di aprire la sua casa privata ad artisti di tutte le discipline, dalla poesia alla scrittura, alla performance, alla musica, al teatro, alle arti visive.
Sì, 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 sì. Nel quartiere di Mar Michael stanno nascendo molti nuovi spazi alternativi, come Artist Run Space, progetti dipendenti, librerie dedicate all'arte contemporanea come Paper Cup, che è un luogo che offre una varia scelta di volumi e di magazine provenienti dal mondo arabo ed edizioni straniere. È una rinascita a 360 gradi, perché dal punto di vista dell'architettura, dal punto di vista proprio strutturale, ci sono stati grandi investimenti in questi progetti. Metà della città è bombardata. È bombardata ed è oggi di quartieri sciiti, egemonizzati dal partito di Dio, quindi con tutte le donne velate, con uno stile molto plumbeo anche. Accanto le più smaglianti costruzioni di Hariri, il presidente fondatore del nuovo Libano dopo la guerra civile, che guarda caso che coincidenza era anche un costruttore edile con soldi sauditi. Però in mezzo a tutto questo, persino troppo ricostruire, ha suscitato molte polemiche, perché sulle macerie della guerra civile hanno fatto palazzoni del più vario genere, come dire, barocco bizantino lo chiamo io come stile, pacchiano divertente. E però quando vai a cercare in mezzo al pacchiano divertente ci sono ancora i luoghi storici, ci sono ancora le meraviglie. Rinasce la città, esplode la vita, esplode la voglia di consumo. Beirut è un vero paradiso per gli amanti dello shopping. Ad accompagnarci alla scoperta degli indirizzi più interessanti è Rana, una vera esperta in materia. Adesso vi porto da Sarah's Bags, una ragazza che ha iniziato 12 anni a fare delle borse quando ha studiato la sociologia, ha avuto questa bellissima idea di aiutare le donne che sono in prigione. E tutte queste borse che vedrete adesso sono tutte fatte a mano e ricamate a mano. Andiamo? Queste borse sono tipiche del simbolo della la mano di Fatima, che è un simbolo che, diciamo, porta fortuna e protegge del malocchio, no? E queste borse sono tutte, come vedete, tutte stampate con, per esempio, i graffiti con l'alfabeto arabo. Qui dice Beirut non muore mai. Siamo alle 6.5, un concept store dove si trova abbigliamenti per donne, uomini, ragazzini, cibi e libri. Il nome 6.5 nasce dal fatto che alle 6.5 in poi fanno degli eventi, concerti, mostre, eppure offrono drinks come questi. Alcolizzato o non alcolizzato, come preferite? Adesso siamo arrivati a un negozio che fa dei prodotti artigianati, l'artigianato del mondo arabo, diciamo, dalla Turchia alla Siria, pure internazionale, perché si trovano pure prodotti che vengono dall'India. Se avete camminato tutto il giorno a Beirut,
qui troverete tutto quello che vi serve per una mamma. Questo vuol dire Beirut. Mi hanno detto che sul lungomare ci sono queste bancarelle dove vendono dei cibi buonissimi da mangiare mentre si passeggia lì. Che cosa ci sarebbe da gustare? Allora, tutto, nel senso che la cucina libanese io vi raccomanderei. In Italia è difficile trovarla buona. Io sono andata in un posto a Milano, non si deve dire, però non mi sembrava tanto libanese. Ah, può darsi. Allora, lì hai delle materie prime straordinarie. La frutta e la verdura sono il trionfo, diciamo, e alcuni formaggi. Per cui ci sono le mezze, i cosiddetti antipasti, che in realtà sono un pasto intero, che girano tutti intorno al hummus e al tabbouleh. Il hummus, sì, lo sapete, è un impasto di sesamo che si fa o con i ceci o con le melanzane e che si tira su col pane. Si mangia molto con le mani. E il vino? Il vino lo fanno da sempre. La Valle della Bekaa in particolare. È famosa dove, anche. Come dire, rinunciano a fare l'hashish. È un'altra forma di... La tradizione gastronomica di Beirut è probabilmente la massima espressione della cultura del cibo medio orientale, nonché un mezzo indispensabile per i viaggiatori che arrivano qui per capire un aspetto fondamentale dei suoi abitanti, il gusto per la vita. Ciao, sono Imad, vivo qui a Beirut, sono con doppia cittadinanza, italo-libanese, faccio l'imprenditore qui. Oggi sarete con me e vi farò scoprire i sapori di Beirut. Ciao, siamo a Hamra, nel mercato del Heart Market, che viene fatto una volta alla settimana, dove vengono i contadini libanesi dai loro villaggi, propongono i loro prodotti, fanno tutta roba organica, biologica e una ricchezza enorme. Si mangia da Dio. Buon appetito. Adesso mangiamo la manouche. La manouche è praticamente una pizza libanese molto conosciuta in Libano, e questa ormai purtroppo non esiste più in Libano, si fa proprio solo nei villaggi oppure solo i contadini che preparano questa pizza. Si fa a base di timo, sesamo e olio. E così ogni mattina si mangia. Scusatemi. Adesso vi porto alle chef, dove si mangia libanese, specialità del paese, con prezzi molto abbordabili. Dai, venite con me. Questo è un locale semplice dove si può mangiare la specialità libanese, quella che si mangia a casa, dove purtroppo non la possiamo più assaggiare al di fuori. Ciao cari. Qui adesso siamo nel Bread Republic, è un caffè che sta in pieno centro a Beirut, dove si può comprare il pane, prendere il caffè fuori, hai l'accesso a internet gratuito come la maggior parte dei locali qui a Beirut. Siamo sempre nel Bread Republic, abbiamo anche la scelta dei vini sia dal Libano che dalla parte internazionale, da tutto il mondo. C'è un sacco di energia, cioè si sente che è una città che ha voglia di dare tanto, anche sui giornali quando parlano dei viaggi da fare, del weekend per scoprire una città nuova, c'è sempre più spesso Beirut. L'energia è proprio la parola chiave, loro ne fanno anche un ragionamento
quasi così, mitico, perché dicono che è una città soggetta a continue distruzioni, ed è vero, che certo. È completamente distrutta e ricostruita in continuo. Un po' una felice, però, rinasce sempre, rinasce no? sempre. È una città... quindi che si connota molto per questo divertimento, anche un po' questo essere goduriosa, no? Goduriosa e macabro, anche col gusto del macabro. Anche notturna, hanno quindi? Completamente notturna. Pensa che hanno, e questo è di pessimo gusto, ma si sa che una delle discoteche più in voga è costruita praticamente sopra delle fosse comuni. Oh, mamma. E la cosa, per questi giovani, oggi è incomprensibile, ma i loro genitori hanno fatto proprio questa follia di massacrarsi di giorno e di andare a ballare di notte. Terra di confine tra Oriente e Occidente, Beirut ha saputo prendere il meglio delle culture che l'hanno attraversata. La passione per la vita notturna, ad esempio, che qui arde come in nessun'altra città del Medio Oriente. Ciao, io mi chiamo Ali, sono di Beirut e faccio il cinema. Parlo l'italiano perché ho vissuto un po' a Bologna e adesso mi interessa veramente di portarvi a far vedere un po' la vita notturna a Beirut. Siamo la serata nel quartiere Marm Khayel. Qui c'è un posto, si chiama Le Dictateur. Qualcuno mi ha detto che è aperto solo da 2 mesi. Vediamo com'è. Il Dittatore è un posto dove puoi fare un aperitivo gustoso o magari puoi solo bere qualcosa con della buona musica. Siamo al Music Hall. Il Music Hall è un posto dove si sente la musica dal vivo e puoi venire con degli amici a ballare e avere un bel tempo. My wife in Lebanon, and we are so happy to nice you. Qui siamo a Jemaise, è la zona più frequentata dei giovani sabato sera perché è piena di pub e dei locali dove si balla e si beve. Adesso stiamo per entrare a Bulldog. Bulldog è un locale frequentato da giovani. Vediamo com'è dentro. C'è una caratteristica profonda che unifica tutti gli abitanti di Beirut e i libanesi, è un formidabile complesso di superiorità. Si sentono meglio. Carino. Si sentono assolutamente... Il meglio. Il meglio, i più trendy, quelli che ne sanno di più. Dipende da secoli e millenni in cui erano al centro dei traffici. Un po' come i nostri fiorentini? Se vuoi, se vuoi. Il nostro viaggio non finisce qui. Tra poco torneremo a Beirut per conoscerne tutti i segreti insieme a tanti altri effetti personali di Gad Lerner.